Ciao a tutti, bentornati a questo nuovo appuntamento con In Cucina con lo Chef. Qui abbiamo Antonella Carrieri, la mia assistente. E abbiamo qua lo chef Nicola Vizzarri. Bene, oggi prepareremo una nuova ricetta. Abbiamo i fusilli numero 28 trafilati al bronzo. Li accompagneremo con una salsa di cime di rape. Abbiamo la base di aglio, peperoncino dolce, acciughe e termineremo con un contrasto di sapori con una burrata. Bene, siamo qui per dare i consigli giusti e anche altre opportunità di versioni di cucina. Andremo subito a far rosolare l'aglio in olio extravergine di oliva. Aggiungeremo subito le cime di rape. Ovviamente nella classica ricetta viene lessata insieme. Le cime di rape vengono lessate alla pasta, giusto? Insieme alla pasta. Invece, però, ovviamente tutto il suo sapore, tutte le sue vitamine si disperdono nell'acqua. Invece, in questo modo le teniamo in padella, aggiungiamo solo un goccio di acqua per tenerle in cottura, ammorbidirle. Una parte lo frulleremo perché sai che a me piace sempre una parte molto cremosa. L'altra la lasceremo bella intatta. Cuoceremo la pasta e la mantecheremo. Andiamo un attimo a salare, andiamo ad aggiungere un po' di liquido alla nostra salsa, lasciamo cucinare un paio di minuti. Solo adesso aggiungiamo un attimo dei filetti di acciughe che vanno ad insaporire e a dare quel tocco di contrasto in più, e del peperoncino dolce. L'acciughe come sono? Quelle sottosale, macinato? Con le? Sì, sono quelle acciughe, dipende, quelle in barattolo, dove sì, dipende, fresche non le puoi mettere, vero? Ma le fresche volendo anche, pure? Posso mettere quelle fresche. Ovviamente vi consiglio sempre l'acciuga sotto sale, anche se ci vuole un po' più di tempo per pulirla, lavarla, che sono sicuramente più gustose rispetto a un prodotto che è già bello e pronto in olio di oliva. Adesso andiamo a tagliare la nostra burrata, possiamo aprirla. Ah, guarda che bella, sempre attenti a quello che prepariamo, cercarlo di spiegare il più semplice possibile. Certo, almeno capiscono le persone che stanno a casa. Ok, andremo a frullare la nostra burrata, andremo a renderla bella spumosa e lo andremo ad adoperare a fine come guarnizione, cottura del nostro piatto. Ecco qua, nel frattempo caliamo la nostra pasta, ovviamente bisogna girarla subito, perché subito è una pasta cotta, e abbiamo un tempo di cottura di 10 minuti e poi la manteghiamo. Antonella, i nostri fusilli sono quasi pronti, manca ancora qualche minuto e abbiamo il tempo giusto per frullare proprio un terzo della nostra salsa per dare quella cremosità, no? Che avvolge anche i fusilli, no? Tu che dici? A me piace mangiare veramente con il cremoso condimento che sta attaccata alla pasta. Mettiamo anche un filo di olio extravergine di oliva. Andremo a frullare un po' questa parte di cime di rape, che renderà più avvolgente e gustoso il piatto che andremo a gustare. Ecco qua, guarda, andiamo proprio a dargli quella cremosità, no? Certo. Anche quel colore bello che avvolge il fusillo, no? Un po' di acqua di cottura, giusto per non lasciare niente, no? No. Ecco qua. Dobbiamo riciclare tutto. Assolutamente. I tempi che corrono oggi. Possiamo scolare la pasta. Scoliamo la pasta. Perfetto. Vedi quando abbiamo questa purea? Buona. Va ad avvolgere. Si azzecca proprio bene il fusillo. A rendere, sì,
Diciamo che è una pasta anche scelta apposta. Pasta, ok. Ok. Perfetto. Andiamo a mantecare, lasciando insaporire un po' con la salsa, qualche minuto. Il profumo è buono. Certo. Andiamo a rimpiattare. Ecco qui. Ah, mamma, che specialità. Le cime di rape poi, non certo. Ci dico. Quindi la tecnica che abbiamo adoperato in questo piatto è di cucinarle, le cime di rape nella padella, non insieme con l'acqua. Noi, io la vedo così. Io la cucino nell'acqua e poi dopo con la pasta, diciamo insieme alla pasta. Certo, però sì. Così mai, non l'ho fatta mai. Però rimane tutto concentrato in padella, non viene disperso niente con l'acqua. Ovviamente finiamo di decorare con la nostra gustosissima burrata. Mettiamo qui sopra, bella, al centro, che si ammorbisce con il calore della pasta. E possiamo guarnire con del peperoncino. Verde, bianco e rosso. Abbiamo riprodotto un po' i nostri colori della nostra terra. Antonella, abbiamo finito questa ricetta, augurandoci che questi profumi, questi sapori siano trasmessi direttamente a casa di chi ci guarda. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su TV6. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.